qui stiamo male a te. Buonasera, io sono il rappresentante del Parlamento della Regione Sicilia, che ovviamente sta vicino a questo comitato, vuole partecipare perché abbiamo una filosofia simile, cioè troviamo quello che in comune abbiamo, quello che sono le battaglie che tutti quanti condividono e facciamo insieme. Quello che non ci unisce sono fatti diversi, possono avere altri tempi, altri lavori. Un flash soltanto. Non è una sorpresa questa tragedia delle assicurazioni a Napoli e nel sud in generale. Per chi sa un po' di storia sa che l'Italia è cominciata con la doppia tariffa e con una discriminazione territoriale. Voglio ricordare soltanto una cosa: all'indomani dell'invasione, quindi i briganti resistevano ancora, già misero delle tariffe della fondiaria che ho studiato il doppio al sud che non al nord. Il doppio, senza nessuna giustificazione, fecero pagare la tassa di guerra a noi che siamo stati invasi dagli ortesi. Inoltre hanno ridotto, allora c'era una paga di 5-6 lire al giorno per gli operai, al sud pagavano 2 lire al giorno per gli operai. E questo è il fatto che mi fa anche avere la possibilità di invitarli a una cosa importante. Gli operai di Pietrazza, la vicina tra Napoli e Portici, il 6 agosto, 150 anni fa, protestarono per la prima volta in Italia per i salari troppo bassi e per le ore di lavoro sempre più alte. Ebbene, sapete, penso tutti che arrivò un battaglione di bersaglieri, li caricò, ne ammazzò parecchi e moltissimi di meno. Noi il 1° maggio faremo il 1° maggio meridionalista trasversale con sindacati, istituzioni, che grazie veramente vi invito a venire, perché noi dobbiamo anche prendere coscienza che abbiamo le prime vittime sul lavoro in Italia, forse nel mondo, perché Chicago parla, mi sembra che negli anni 80 quella cosa si riferisce al 1° maggio. Quindi, guardando queste cose noi ci rendiamo conto non solo che è un problema antico, ma anche che è un problema difficilissimo, ho sentito negli approfondimenti come andremo là. Quindi non sono tanto d'accordo di dire dalle proteste alle proposte. Proposte sì, ma proteste insieme, e proteste opportune, perché soltanto se le proteste saranno irresistibili può essere che la sconteremo. Ma noi stiamo svegliandoci. C'è anche questa mancata ormai repulsione verso alcuni, si definisce borbonico o neoborbonico, quindi questa è una cosa importante, significa che abbiamo capito che dobbiamo stare insieme e difendere i nostri problemi. Le assicurazioni come tutti il resto, se prendiamo coscienza queste lobby avranno il terreno sotto i piedi. Grazie. Francesco Romano, l'ultimo intervento di un nostro invitato che è venuto prima di Gabbani. Gentilmente, ci sono altri pochissimi interventi e sì, lo so, sì. L'unico che non ha parlato sono i fanini. O Casino Lacci Combinativo, guardate, ma i fratelli sono già chiamato perché non conosce. O Casino Lacci Combinativo, cioè volevo solamente ringraziare i miei amici di Casale di Principe, il Movimento per il Riscatto, l'Inversione di Marcia, i 5 Stelle di Casale di Principe che sono intervenuti nella persona di Pasquale, di Sone e di altri cari amici, un sacco di altre associazioni che mi hanno mandato i loro comunicati, il Movimento dei Consumatori del Sud, ce ne sono parecchi, ce ne sono una trentina che c'è qua nei fondi, che sono tutti quanti con noi in questa battaglia, perché questa è una battaglia. Io ho cominciato questa lotta come libero cittadino, non c'è nessuno dietro la mia testa, sono solamente Rosario Amato, e vi voglio dire che faccio questo perché vedo mio figlio di 20 anni che non può permettersi di comprare il motorino e di farsi una passeggiata con la sua ragazza, mentre un ragazzo di Perugia, o un ragazzo di Milano, o un ragazzo di Torino, o un ragazzo di Bruxelles, o qualunque città, pure a Shanghai possono camminare sui motorini con le proprie ragazze. Guarda, non è possibile, non nasce capito perché i figli nostri hanno di discriminare prima la luce. Basta. Buonasera, io sono di Onda del Sud.it, che è un giornale telematico, e viviamo a Bari. Quindi il problema assicurativo chiaramente di tutto
questo territorio contiguo siciliano. Per quanto riguarda le assicurazioni e la vostra iniziativa, mi trovo d'accordo, anche se ritengo debba essere soltanto un primo passo da fare, perché il passo successivo, o se si può fare contemporaneamente, è chiedere proprio l'abrogazione della legge sulle assicurazioni nelle parti, e chiaramente questo ha bisogno di uno studio, nelle parti che necessarie per arrivare a quello che si vuole raggiungere con questa petizione, perché questa è soltanto una petizione dove, con una raccolta di 50.000 firme, ci dovrebbe essere qualcuno che la porti in Parlamento, mentre un comitato referendario in questa maniera darebbe molta più visibilità, e per cui ci potrebbe essere un successo veramente sperato. Comunque, come Onda del Sud, daremo la massima diffusione su quanto si sta per il momento facendo. Grazie. Signor Medici, invitato a parlare, mi sembra che sia l'ultimo intervento, se c'è ancora qualcun altro che vuole intervenire, lo dica adesso, perché chiaro, il signor... Ah, un attimo, allora è l'ultimo intervento del signor Medici. Ora solo 30 secondi, però sono Enrico Medici, Movimento 5 Stelle per Caserta. In pratica qualcuno ha detto che nessuno ha portato avanti questa lotta, pur sia partiti di destra e di sinistra. Ebbene, c'è qualcuno che in rete sta facendo questa lotta e condivide pienamente questi contenuti. Non solo, la razionalizzazione, noi restiamo, il nostro obiettivo non è soltanto per il CAO, ma addirittura pure per il gas, la luce e quant'altro, perché queste lobby che stanno anche al Parlamento, automaticamente è difficile debellarle, quindi noi come singoli cittadini non possiamo nulla. Invece se ci uniamo, questa azione sinergica dei vari movimenti che ci sono, quindi non solo voi ma anche noi, e ci uniamo, veramente possiamo fare qualcosa. Infatti appunto in rete, sia su Facebook che sui nostri blog, ci stanno proprio degli incontri che stiamo facendo proprio per fissare questi obiettivi. E uno di questi è appunto la necessitazione dell'RC Auto, perché è una cosa deprimente che la campagna, per esempio, deve pagare 10 volte quando si paga a Brescia o a Milano, per non parlare furti in cerchio. Sì. E quindi niente, noi condividiamo pienamente il vostro obiettivo. Speriamo con un'azione sinergica anche da parte nostra di poter raggiungere l'obiettivo. La ringrazio. Signor Medici, scusi, perché io conosco quasi tutte le persone che sono qua in sala e pure quelli che se ci fanno caldo e non stanno in sala. Le dico che lei non è l'unico rappresentante del 5 Stelle. Bene, non le voglio fare i nomi, però ci sono parecchi persone, non solo per la decisione. Allora, prego il signor. Sono Pietro Iodice, agente dell'università da 25 anni, volevo dare una testimonianza, perché poi qual è la figura dell'agente di assicurazione? Noi siamo compressi tra la compagnia e il cliente, la nostra risorsa vera è il cliente, il nostro ci impone talune cose, sono la compagnia, e noi spesso, specialmente in questo momento in cui le compagnie stanno tagliando i costi sulla rete, tagliare i costi sulla rete significa non dare consulenza ai clienti con la desertificazione che tu dicevi prima, nei punti vendita, la figura della gente ha una criticità in questo momento molto alta. Tante aziende che stanno chiudendo anche perché le compagnie non rimettono le condizioni economiche di sottoproduzione. La mia esperienza è particolare,
perché io ho cominciato a lavorare in Inassitalia quando era il Ministero delle Assicurazioni, proprietà pubblica, eravamo i proprietari del Banco Napoli, eravamo la prima compagnia italiana. Poi ho lavorato con un'altra compagnia che si chiamava sempre Inassitalia, però proprietà del Gruppo Generale, ma qui è stata svenduta con un colpo di mano che direi poco dignitoso. In quel momento probabilmente determinata politica doveva alzare la voce, o anche la società civile, rispetto a un tipo di compagnia che non doveva per statuto fare un diritto era in Italia, rispetto ad una compagnia che doveva fare. Tanto per dire, i nostri clienti vita a fine anno avevano un extra bonus sulla moneta che era l'ultimo che aveva fatto la compagnia che non doveva andare, quindi andava a partire. Allora, questa presenza di questa compagnia è stata sempre presente, parlo del Ministero delle Assicurazioni, anche nei momenti difficili di mercato, quando il generale ed altri scappavano, era un calderare il mercato in automatico. Questo non ce l'ho. Io ho deciso di aderire da normale, che è il mio riferimento con voi e quindi anche all'associazione consumatori, qui sul territorio di Casoli insieme a molti altri amici e professionisti, anche perché ho letto le vostre proposte. Però un'osservazione che posso e voglio farvi per la mia esperienza di stare tra le due, tra gli incudi del battello, è quella di non andare dei tecnici. Vedete, la Bersani, legge Bersani, decreto Bersani, prima classe a tutti, una deformazione della tariffa. Queste deformazioni creano un problema. La tariffa unica nazionale potrebbe essere un altro problema, può darsi che domani quello che sta in seconda classe a Milano paga di meno di quello che va in tribunale, tariffa unica nazionale. Il problema vero è quello che diceva il professore prima, i conti delle compagnie. A me hanno insegnato che il premio si chiama premio perché viene da poi, dove la vedi, e che ha varie componenti. La componente tecnica del costo di esercizio, la componente delle tasse che oggi obiettivamente ha una, la componente dell'utile di compagnia. Allora, se noi non entriamo in questo meandro oscuro, non usciamo. Noi abbiamo varie pressioni, e bene ci piace pure quando all'improvviso arrivano elenchi di clienti che la compagnia non vuole più. Ma perché non li vuole? E non li vuole perché dice che non usano, che non hanno usato il risarcimento diretto. Il cartello poi è fatto apposta, il vecchio cliente ha una tariffa, il nuovo ha un'altra. E tutto questo, la mancanza di trasparenza crea questi problemi. Allora, poiché la RCA è obbligatoria, io penso che la vera cosa che bisogna centrare è l'obbligatorietà della trasparenza dei bilanci delle compagnie. Perché con questo confronto, solo con questo confronto, si può riuscire ad avere verso le compagnie e verso questi poteri la possibilità che il popolo, gli utenti, abbiano un potere contrattuale. Ma se non si raggiunge questo, tutto il resto sono pallini che non funzioneranno. Questa è la sollecitazione che vi do, di puntare su questa unica. Io lo metterei in ansia, perché questo punto li contiene tutti, che le compagnie non possono fare le tariffe se non hanno pubblicato i bilanci e i costi. Così vediamo dove ci sono le truffe, dove ci sono costi impropri,
dove non ci sono costi, dove ci sono utili. Perciò ti dico, la sollecitazione è questa, il mercato ha bisogno di liberarsi da queste pastorie e queste infamie che si consumano sul consumatore e sull'utente.